Stiamo facendo una passeggiatina verso un posto che si chiama Monte Pizzo e praticamente in cima a questo monte, che non è tanto alto, c'è la vista di tutta la vallata delle montagne bolognesi e modenesi ed è spettacolare. E una volta in cima a questo sentiero si arrivava a un ristorante, un bar, si faceva parapendio, poi su a un certo punto si arriva in un'area in cui c'era un parco avventura stupendo e tuttora ci sono gli impianti dei giochi, delle cose, e che però è stato completamente dismesso. E sono un po' scioccata. Perché vi racconto cosa è successo, spero che Gigi veda questo video dopo che mi ha vista in carne ed ossa, perché praticamente mentre scendevamo le scale della casa, avete visto che sono abbastanza ripide quelle scale, Uma era davanti a me di pochi metri e io mentre facevo le scale ho messo il piedino sopra gli ultimi peletti della coda di Uma, che essendo così ripida la scala strisciava per terra perché lei era davanti a me, e sono precipitata dalle scale e ho fatto tutta la scalinata di culo. Tra l'altro, per fortuna, perché ho anche sbattuta la testa, ma per fortuna avevo lo zainetto addosso e cadendo questo zainetto è andato qua. Quindi ho sbattuto la testa e ho fatto le scale così, però con lo zainetto dietro. E per fortuna, insomma, no, cioè ho appoggiato la testa, l'ho sbattuta su qualcosa di un po' più morbido. Quindi ho sentito solo il rinculo nel coppino e sono andata giù di culo. Non ho niente di rotto, neanche che mi faccia male, ho solo dato una gran culata col sedere. Tra l'altro ho i pantaloncini corti e mi si sono alzati e ho fatto tutta la raschiata del sedere contro il legno tutto rotto, vecchio, e spero di non aver fatto casini dentro la mia pancia. Io non ho nessun dolore, sto benissimo. Però mi sono presa una gran paura. Non so, spero vada tutto bene. Adesso controllo Uma perché è in mezzo al bosco e lei mangia le cacche di selvatici. Comunque adesso facciamo questo piccolo percorso che dura pochissimo. E in cima vi faccio vedere un po' la vista che si vede. Vedete questi aggeggi qua? Questi sono tutti dei percorsi stratosferici. E continua anche tutto laggiù, ma è ecco, abbandonato. È proprio una passeggiata, cioè veramente di 10 minuti, un quarto d'ora massimo se si parcheggia proprio all'entrata del parco. Vedete, qua si arriva, ci sono degli altri giochi, tra l'altro c'è delle robe fighissime, guardate, con tutte le corde, poi lì dei passaggi fighissimi. E quando si arriva c'è tipo un piccolo oratorio con una scalinata bellissima da fare, tutto ristrutturato da una parte. Poi laggiù c'è una fontanina e questo vecchio bar-ristorante con una vista spettacolare, con una terrazza enorme. Vedete, qua c'è tipo una fontanina, una terrazza enorme, solo che è in disuso e nessuno l'ha mai più preso in gestione. Cioè, ora vi faccio vedere, veramente. C'è una vista. Ho fatto una cosa pazzesca, un po' malandrina, perché sto salendo le scale, ma in realtà non si potrebbe. Guardate, qua si può venire, fare i picnic. Cioè, guardate qua. Tutto lasciato andare. Guardate cos'è. Barabam. Si arriva qui e tu vedi tutto. Tutto. Enormissimamente tutto. Ta-da! Tutta la vallata.
Guardate che bello. E qua si buttavano giù le persone, vedete, con questi cosi per fare il deltaplano. Io non capisco perché una struttura del genere non viene ripristinata per far venire comunque un po' di persone, anche giovani magari. Cioè, si perdono la bellezza veramente della montagna. Adesso veramente è difficile trovare qualcuno che ami la montagna. Tutti vogliono andare al mare, no? Ma quello che non si respira quassù. E poi a livello anche fisico, quanto fa bene la montagna, che si fanno un sacco di passeggiate. Niente, tutto lasciato andare, vengono solamente i vecchietti in montagna, almeno qua, e basta. Se io avessi i soldi prenderei in gestione un posto del genere, veramente. Poi c'è quel parco, è bellissimo, appena fatto, nuovo e già finito. Che meraviglia! Io se potessi, e magari se tipo non fosse consacrato questo oratorio, ci verrei anche a vivere. Ma guardate che delizia che è! È bellissimo, ve lo faccio vedere da vicino. Tra l'altro stavo pensando che comunque il parco avventure è pericolosissimo, perché è lasciato incustodito con tutti i giochi ancora in attivo, e la gente comunque potrebbe venire qua. Tipo io, se non fossi incinta, ci verrei a provare le cose. Wow! È bellissimo, poi tutto ristrutturata. Oddio, solo che ci sono dei gradini enormi. E quindi adesso io spengo la telecamera, se no muoio. Ma il silenzio che c'è qua, ragazzi. Guardate che bellina, sembra una mini casetta. Così, in mezzo al bosco, nel nulla, c'è questa cosina qua. Questo è un sogno per me. È un po' inquietante viverci, perché effettivamente tipo queste croci sono un po' da chiesa, però guardate, c'è anche il tetto tutto super. Ok, no, ci sono già troppe croci. Beh, vabbè, insomma, però il posto è bellissimo. Che ne dici, ma veniamo a vivere qua? Frega solo anche delle per cacche. Oggi le nostre avventure in montagna sono finite, e prima di andare via sono passata da mia nonna, che ci ha munito del fantastico Girmi, il frullatore a immersione, così frulliamo la pappa di Uma, e ci siamo meritati una bella cenetta anche stasera. E io vi saluto, ci vediamo al prossimo video, e vorrei che mi scriveste nei commenti, magari, voi che cosa guardate su YouTube, cosa vi piace, cosa non vi piace, e se vi piacciono i miei video e cosa vorreste vedere di diverso nel mio canale. E insomma, se mi volete dare anche qualche suggerimento, perché comunque io da tantissimi anni che ho questo canale e lo so che non sono mai stata costante, perché comunque per me è semplicemente un modo per condividere la mia vita, per conoscere delle persone. Però io non ci guadagno veramente un tubo di niente da YouTube. Ho la partnership, ma ragazze, se vi dico che quello che guadagno in un mese è, non lo so, veramente irrisorio. Ve l'ho sempre detto, io penso che più di 3-4 euro al mese io non guadagno. Non so il motivo. Beh, no, lo so, perché non ho un cacchio di iscritti. Però insomma, sento delle cifre spropositate io quando parlo con altre persone. Comunque non si capisce mai quali siano le regole vere, insomma, nel lavoro dello YouTuber. E comunque sia, a me non è che interessi più di tanto. L'ho sempre fatto senza nessuno scopo di lucro, e soprattutto ho sempre rinunciato alle collaborazioni che mi venivano proposte, perché non le ritrovavo, cioè non mi ci ritrovavo, non pensavo che i prodotti fossero validi, e sicuramente ho sbagliato a livello imprenditoriale, no? Però questo mi rende comunque orgogliosa, perché il mio canale è sempre stato solo qualcosa di mio, e
Non c'è mai stata nessuna inserzione pubblicitaria, nessuna collaborazione, non sono mai stata forzata da nessuno a fare video e questo diciamo che mi dà ancora tantissima libertà di espressione. Però non nego che mi piacerebbe avere più persone, raggiungere più persone, capito? Non per guadagnare di più, ma proprio per poter raggiungere più persone, per dare messaggi più positivi di un certo genere, perché come vi dicevo prima, non c'è granché di buono, insomma, ci sono tante cose buone, veramente professionali. Io chiaramente non ho niente da apportare di professionale, però un certo stile di vita ce l'ho e mi piacerebbe un po' condividerlo con più persone possibile. Io comunque ringrazio voi che mi seguite sempre e mi volete un bene infinito. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! Abbiamo un problema. È tipo l'una di notte, io mi sono svegliata di soprassalto con dei rumori terrificanti. Ero terrorizzata, Uma era terrorizzata col cazzo cane da guardia. E sentivo cadere qualsiasi cosa in cucina. Sono venuta qua e ho detto, ops, è caduta questa roba da qua sopra. E tutto a posto. Poi a un certo punto, tipo, si è palesato un essere vivente. E che adesso è sparito, porca troia. Aspetta. Tipo un essere vivente enorme. Vi giuro, era enorme. Cioè, io non so cos'era. Non penso fosse uno scoiattolo. Oh mio Dio, poverino, come faccio? Vedete quel coso lì? Ecco, è entrato dalla finestra e io penso sia un ghiro. Terrorizzato. Solo che io non so come cacchio fare a prenderlo, cioè se mi morde. Cioè, oddio mio, come faccio? Ho paurissima. Cioè, paura no, è che non so come salvarlo. Tipo se lo metto dentro una pentola e poi lo faccio uscire. Oh mio Dio. Ci devo provare.